Guardate che patata abbiamo qui al convento Ilonato di Brescia. Cioè, a Brescia invidiano una donna così depilata, bella, con l'addominale scolpito. E guardate che fisico. Cioè, nessun uomo a Brescia ha mai visto due aranci di questo peso. Allora, il tuo nome? Sandra. Ok, in arte? Alessandro. Alessandro, ok. Sandra, in arte Alessandro, da dove vieni? Bergamo. Bergamo. Ma quindi te sei una dark queen, giusto? Bravissimo. Oh, come ho sentito? Ah! C'è anche la papera. Ah, no, perché ho sentito qualcosa da dietro, non sapevo cos'era. La papera. Sei un dark queen. Allora, per quale motivo sei venuto qua al convento in un atto di Brescia a festeggiare? Tra una settimana firmo la mia condanna. La tua condanna a morte? Sì, giusto. Ok. Giusto. La donna... Diciamo che ti porta via tutto, l'ossigeno, la busta paga, la vita, tutto, come si chiama? La busta paga no, non lavoro. Anna! Anna! Non ti sono occupato! Se trovate qualcosa per Sandra... Allora, ha una fortuna questa bellissima ragazza. Che culo, eh! Non lavorando, ha la futura moglie che non li può portare via almeno lo stipendio. No, me lo porta lei a me. Quindi hai di pagare la cena a tutti i tuoi amici, sarà giusto, ragazzi? Oh, quindi devi pagare tutto te stasera. L'autista è andato. Là, ecco, l'autista è quello che mangiava di più di tutti. Allora, allora, quando è che ti sposi? Confermiamo? Venerdì 13. Venerdì 13. Allora, con chi ti sposi? Con Anna. Allora, dimmi subito, di Anna, un pregio e un difetto. E quanti di questi tuoi amici secondo te se la sono fatta? Vai. E alzano le mani. Andali qua. Tutti che la sono fatta la sono futura moglie. Gli amici servono anche nel momento del bisogno. Quindi ah, allora invece quanti amici si sono fatti lui? Mamma mia, li sta ancora bruciando, ragazzi. Allora salutiamo la tua futura moglie tutti insieme verso la camera, ragazzi. Ciao, è un bel coro. Bergamo, Bergamo, noi cantiamo tutti insieme. Bergamo, Bergamo, Bergamo. Stai attenti, qua siamo a Brescia.